L'arte di decorare i cappuccini diventa una vera e propria eccellenza nazionale grazie all'intervento radiofonico andato in onda sul network RTL 102.5. L'organizzatore della manifestazione, Gaetano Bongiovanni, è stato intervistato dai conduttori della rubrica Eccellenze Nazionali, Max Vigiani e Barbara Sala. Durante l'intervento, Gaetano Bongiovanni ha preannunciato la presenza dei campioni nazionali di Latte Art, Andrea Antonelli e Chiara Bergonzi, i quali hanno scelto la città retusea come tappa prima dei mondiali previsti a novembre a Seul, e ha illustrato il ricco programma della giornata. La seconda edizione della manifestazione Coffee Show Latte Art 2012 si è svolta domenica 7 ottobre 2012 presso il centro commerciale I Papiri di Siracusa. Anche quest'anno, la manifestazione è dedicata ai cultori del caffè, agli appassionati di enogastronomia e non solo, ha avuto lo scopo di migliorare la professionalità degli operatori del settore caffetteria, pubblici esercizi, bar, alberghi e ristoranti, venendo incontro alle esigenze di un cliente sempre più informato e alla ricerca di nuove tendenze. L'evento, patrocinato dal Comune di Siracusa e da Siracusa Turismo, con il contributo di Confindustria Siracusa, e che ha visto la partecipazione dei campioni italiani di Latte Art, Andrea Antonelli e Chiara Bergonzi, è stata presentata dallo speaker dell'emittente radiofonica FM Italia, Max Braccia. Alla manifestazione hanno partecipato numerose associazioni di categoria del settore enogastronomico. AIBES, Associazione Italiana Barman e Sostenitori. AIS, Associazione Italiana Sommelier. ONAV, Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino. Slow Food. AMIRA, Associazione Italiani Ristoranti e Alberghi. FIB, Federazione Italiana Barman. Confraternita della Sciabola d'Oro, Accademia Nazionale Italcuochi, Accademia Pizzaioli Italiani, ANAG, Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa, Planet One, le quali si sono cimentate in varie esibizioni che hanno allietato il pubblico in sala, dando informazioni sui corsi che organizzano. L'evento è stato inaugurato con l'apertura di un rinomato champagne con la tecnica del sabrage, eseguita dal delegato della confraternita della Sciabola d'Oro, Sergio Manenti. Sul palco è stata allestita una zona in cui il maître Antonio Mancarella, maître del Grand Hotel di Siracusa in rappresentanza della Mira, si è cimentato nella preparazione di un particolare dessert flambato a base di prodotti tipici del territorio siracusano. La siracusana al ristretto del caffè con coroncina di mandorle flambata con grappa di nero d'avola impreziosita da stringhe di femminello candito. Il meeting è proseguito con l'intervento di Giuseppe Paolino, referente della torrefazione Bel Caffè di Modica. Paolino ha presentato l'azienda che rappresenta, illustrando la storia del caffè, dalla coltivazione alla commercializzazione. Il dottor Francesco Timpano, responsabile La Spaziale, azienda leader nella produzione di macchine da caffè, ha delucidato al pubblico presente le caratteristiche tecniche dei vari modelli di macchine da caffè. Il
Il pluricampione nazionale Andrea Antonelli ha sottolineato l'importanza di una corretta sanificazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della macchina da caffè. Antonelli ha poi delucidato le regole delle 5M per ottenere un espresso a regola d'arte e delle 5L per realizzare un cappuccino perfetto: latte, lancia, lattiera, lavorazione, latte art. L'evento è proseguito con la preparazione di cocktail a base di caffè shakerato con ciliegine di mozzarella di fior di latte, preparato da Pierpaolo Vivaldi della FIB di Livorno. Il binomio caffè-territorio è stato riproposto anche nel cocktail Il Carato, composto da caffè, vodka, il carrubone e scorze d'arancio. Particolarmente apprezzati sono stati i cocktail molecolari proposti da Giorgio Puma, Planet One di Ragusa, realizzati con le nuove tecniche che il mercato del bartending propone. Nella postazione della Planet One si sono esibiti i bartender Marco Sorano, Gaetano Giudice e Rosario Laterra, dell'equipe del Coffee Show Latte Art, coordinati da Giorgio Puma, che hanno dato dimostrazione di preparazione di cocktail con la tecnica del Flair Bartending. In un'altra zona allestita si è svolta la spettacolare esibizione dei pizzaioli dell'Accademia Pizzaioli Italiani, rappresentata dal presidente nazionale Giuseppe Lombardo, il quale ha dato dimostrazione delle abilità che un bravo pizzaiolo acrobatico deve possedere. Contestualmente, nella sala video si è svolto l'incontro dibattito «Come valorizzare le produzioni enogastronomiche del territorio». Relatori Giovanni Fichera, docente dell'Istituto Alberghiero di Siracusa, Teresa Gasbarro, delegato ONAV Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, provincia di Siracusa, Carmelo Maiorca, giornalista e consigliere nazionale Slow Food, Camillo Privitera, presidente AIS, Associazione Italiana Sommelier, Sicilia, Maurizio Urso, chef e presidente Italcuochi Sicilia. Nelle postazioni allestite sia nella sala principale sia nella sala video, i referenti delle varie associazioni hanno informato il pubblico interessato sulle varie iniziative che vengono proposte durante l'anno. Nelle postazioni riservate rispettivamente all'AIS, Associazione Italiana Sommelier, e all'ONAV, Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino, i referenti, coadiuvati dai loro collaboratori, hanno fatto degustare la selezione di vini delle cantine Gulino, spaziando dai vini bianchi ai vini rossi, sino a giungere al moscato, al passito e allo spumante. Vere perle di gusto. Oltre alle varie associazioni, quest'anno hanno presenziato diverse aziende che operano nel settore, le quali hanno avuto occasione di presentare i loro prodotti e le novità che il mercato propone. Di particolare interesse sono state le postazioni allestite dalla ditta Gefa Arredamenti di Carmelo Genovese, concessionario IFI Arredamenti nella provincia di Siracusa. E quella di Mondo Alberghiero, gruppo Merola, referente Giuseppe Muscuzza, azienda specializzata nella fornitura di attrezzature per i pubblici esercizi.
L'azienda Detersì, punto di riferimento nel settore dei prodotti, attrezzature, macchine e assistenza, presente sul mercato con marchi leader ed avanzate tecnologie, ha proposto differenti soluzioni per la pulizia professionale. L'azienda Agrozootecnica di Giuseppe Occhipinti ha esposto alcuni dei prodotti tipici che hanno reso famosa l'azienda, in particolare il caciocavallo, la provola e la mozzarella. Particolarmente gradito è stato il latte di produzione biologica, che è stato utilizzato dai campioni italiani per la realizzazione dei cappuccini da decorare. Di decorazioni, la postazione dedicata ai dolci di Agata Santonocito ha riscosso notevole successo, affascinando grandi e piccini con l'arte del cake design, ovvero la realizzazione di torte, di cupcake, di mini cake, tutti sapientemente lavorati e decorati. La ditta 10 e Lode dei fratelli Bongiovanni ha proposto il suo cavallo di battaglia, il carrubone. Antico amaro siciliano a base di carrube ed erbe aromatiche, dal gusto sapientemente bilanciato, adatto ai palati più esigenti. La pasticceria Brancato ha deliziato il pubblico con un tiramisù a base di ricotta, panna e caffè, e con altre specialità finger food a base di caffè, che sono state distribuite durante l'arco della giornata. L'Accademia Nazionale Italcuochi, rappresentata dallo chef Maurizio Urso con i suoi collaboratori, ha realizzato un caffè salato a base di fagioli, verdure e un ristretto di caffè al peperoncino, accostato con un grissino a base di semi di finocchio e polvere di caffè. La scuola per estetista e parrucchieri, Vincent Van Gogh, ha realizzato delle particolari acconciature a forma di chicco di caffè, dei disegni a base di henné e degli splendidi disegni utilizzando dei chicchi di caffè, sia tostati sia crudi, che hanno sbalordito il pubblico in sala. Ad allietare la giornata con l'intrattenimento musicale ha provveduto Mario Mania, affiancato dalla scuola di musica Allemanda del maestro Vincenzo Vittorino, con la coreografia di passi di danza della scuola danza Silva Zappalà. Mentre a immortalare le immagini dell'evento hanno provveduto i fotografi di AEC. Il servizio hostess e il servizio in sala è stato garantito dagli alunni dell'Istituto Alberghiero di Siracusa, Federico II di Svevia, e dell'Istituto Alberghiero di Lentini, Alfio Moncada, coordinati dai professori Vincenzo Moncada, Gaetano Bongiovanni, Benedetto Guidera. Gli alunni degli istituti alberghieri presenti hanno distribuito al pubblico una particolare pizza al caffè, con panna montata e mandorle tostate, realizzate dal professore Benedetto Guidera. Tra una degustazione e l'altra, la manifestazione è entrata nel vivo con la performance della campionessa italiana di latte art Chiara Bergonzi. La campionessa ha delucidato il pubblico sulle tecniche che vengono utilizzate per realizzare dei cappuccini perfetti, a partire dal tipo di lattiera che deve essere utilizzata per montare una crema di latte adatta alla decorazione, sino aggiungere alla vera e propria decorazione
che può essere realizzata a mano libera, free pouring, o con l'utilizzo di particolari pennini. Chiara ha poi coinvolto alcuni dei presenti, invitandoli sul palco per realizzare dei cappuccini sotto la sua supervisione. La manifestazione si è conclusa con la consegna delle targhe ai campioni italiani, delle tazze ricordo personalizzate agli sponsor e alle associazioni intervenute e con la consegna del libro di Enrico Maltoni, Espresso Made in Italy 1901-2008, che narra la storia, la cultura e il design della macchina da caffè espresso. L'organizzatore Gaetano Bongiovanni ha ringraziato tutti i partecipanti, il pubblico, le associazioni e gli sponsor che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione, dando l'appuntamento alla prossima edizione.